Konnichiwa minasan, in breve qui il mio canale, sono come sempre Giappo Gamer e benvenuti a tutti a Shadow Warrior capitolo 17. Siamo arrivati al capitolo finale, se questa si può chiamare vittoria. Capitolo 17, capitolo finale. Bene, bene. Nell'ultimo episodio avevamo aperto un portale che ci ha portato qua. Ecco, bene. Ci siamo, ok. Dove Gaspar bisogna andare, eh? Poni fine al regno di Enra. Ok, beh, cerchiamo di porci fine. Direi di qua. Mamma mia che regno. Che inferno, ragazzi, ma che è? Acci vostri. Mamma mia, la caga. Che potenza. Che potenza, come affila bene. Venite, venite, fatevi sotto, mortacci vostri. Tutti, tutti, sì, sì, vieni qua. Venite, venite, fatevi sotto, così, così. E non mi sparate niente, mortacci vostri. Non mi sparate niente. Sì, sì, sì. Mamma mia, che potenza la caghe. Che katana, ragazzi, che katana. Chi che mi spara laggiù? Porca puttana, quanto è grosso il boss fight. Porca puttana, quanto è grosso. E prendi questo, su. Sì, così, sì. Venite, venite, vieni, vieni. Non ho pietà. Venite, non fate zig e zag, su. Mamma mia, quanto è grosso. Sì, prendi, prendi questo. Tacci tu a quanto sei grosso. Prendi questo, prendi questo. Tacci tua. No, sempre solo con la spada. Mortacci tua. Tacci tua. E prendi questo, su. Prendi, prendi questo qui, così, così. Stai accusando, eh? Prendi questo, così. Ti faccio a fettine. Prendi questo, vieni qua, così. Vieni qua, vieni qua. Sto qua, sto qua. Stai accusando? Prendi questo, prendi questo. E non te incazza, su. Dacci tua. No, non te incazza. Mm.
Tacci tua e prendi questo, su. Prendi questo, su, dai. Vai, prendi questo, così t'attacca le gambe. Prendi questo, così, così. Oh, e casca giù, va. Weak as a baby's fart. Debole come una scoreggia di bambino. Grandissimo. Proseguiamo. Ecco il portale d'ingresso al palazzo di Enra. Ah, caro, una sussurratrice. Oh, porca la miseria. Mo che vuole? Che vuoi? No, dai, su. Ma come eri cascato? No, dai. No, dai, non ci rubare la spada. No, dai. Sì, Koji, sì, fai qualcosa tu, sì. Non ti vede nemmeno quella. No, porca zozza, mo. Eccala. Eccala. E non te incazza, porca miseria. Tacci tua. Fucile a pompa. Vai e prendi questo. Tacci tua. Qua che ci abbiamo? Bene così. No, 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 no. Tacci tua. E prendi questo, inizia. Vai di nuke. E mo sparo io, va bene? Tacci tua. E mo sparo io. Dammi il bombolone, va. No, dai. Ci sta un medikit, no, da ste parti, no? Facciamo così, va. Tacci tua. Vai così, ricarichiamoci un po'. Prendi questo, prendi questo. Vai di medikit. Buono così, buono così. Mortacci tua. Tacci tua.
E crepa, su. Devi crepare male, tieni, tieni. No, 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 no. Dai, su. Dacci tua. Vai, un po' di questi vanno bene. Vai, prendi questo qua così. Oh, e va, casca giù. Che caspita, che cazzo, su. Spero di non vederti più, brutto boss fight. Vediamo un po' se ci possiamo ricaricare in qualche modo, va? Vai così, vai così. Ok, un po' di energia in più non guasta mai. Andiamo di Mitra, va? Se può mai sapere, la cage ce l'hanno fruttuta, per cui scaliamo questo palazzo e vediamo un po'. Eccola là, bene. Caro Erra, vieni di, vieni fuori. Comunque guarda che figata il palazzo, eh. Veramente bello. Con questi questa sorta di rosoni tondi, no? Un incrocio forse tra l'Oriente e Occidente, eh? Questo cortile. Beh, comunque, insomma. Scaliamo questo palazzo. Eccola, va, Ameonna. Ha passato qui tutta la sua vita piangendo affinché noi potessimo prosperare. Che caspita è? Ah, ecco Erra, mortacci tua. So ingenious and so fitting to my purpose. No, dai, lascia stare Koji, mortacci tua. Now, the creature you made to comfort you will take your life. No, dai, lascialo stare, su. Ma mortacci tua, sussurratrice, che cavolo. No, ma che c'è altra soluzione? Aspetta, aspetta. Ecco, bravo, esatto. Ah, una lotta fra fratelli, eh? Mm. Interessante, interessante, Moshiroi. Oji, no! No, dai, su, no, non lo fare, non lo fare. You arrogant, foolhardy. Arrogant? Maybe. But foolhardy. I see you more clearly than I ever. Cavolo, non ce la fa più. Koji, ce la fai? Oddio, oddio. Vai con la cage, passaci la cage.
Koji, tutto a posto? Koji, you gonna be all right? Oh, I think not. There's a fire eating me. Cavolo, mi spiace che crepi. Cagato nella scodella dei cereali. Bella questa. No, no, dai, non la farà Frank, non ti preoccupare, tranquillo. Allora, vediamo un po' appunto la situazione, quella sta lì. Cazzarola, Koji è scomparso. Vediamo un po' se ci possiamo ricaricare. Bello orologio, eh? Figo. Cavolo. Vai, ricarichiamoci un po'. Che c'è, eh? No, rieccolo, mortacci tua. Prendi questo, prendi questo. Sì, incazza di quanto ti pare a te, brutta fornace. Un po' qua che ci danno, va? Vai di nuke. E prendi questo, va. Tacci tua. E prendi questo, su. Ci sarà un medikit da qualche parte? Nuke. Nuke. Dai, un medikit, cavolo, un medikit. Ma qui non ci faccio niente. Prendi questo, va, sto qua, sto qua. E non te incazza, mortacci tua. Eccolo, eccolo il medikit. Scappa, 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 scappa. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Tacci tua. Andiamo di lanciarazzi, va. Liscio. Dai, ci sei? Dai, su, coraggio, fate sotto. Portacci tua.
facci tua. Mortacci tua. Magari un medikit ci sta da ste parti? E via questo, va. Quello è bombolone. Questo non so prendere. Cazzarola, questo nemmeno. E prendi questo, su. Mortacci tua. Dacci un medikit, su. E prendi questo. Medikit niente, eh. Dacci tua. Questo è il bombolone. Quello niente. Questo niente. Dai un medikit su. Bene così. Oh, e prendi questo così. Prendi questo così, così. Tacci tua. Eccolo. Ecco il medikit. Bene così. Un altro medikit. Buono come pane, vai così. Un altro medikit ancora. E che è? Ok, dai che siamo al massimo. Vai di nuke. E prendi questo. E prendi questo qua così. Aspetta che mi carico. Allora questo non ci serve. Medikit buono come pane. Vai di nuke. Ottimo così. E pia questo. E pia quest'altro. Tacci tua. Minchia crepa questo, eh. E pia questo. Yatta, yatta. Sfida sbloccata, cacciatore di teste. Bene così. Oh, dovrebbe essere crepato del tutto. Prendi questo. Prendi questo, Enra. Sì. Sì, yatta, yatta. No, che ca... No, come l'hai risuscitato, no, eh? No, basta, su... È la 40ª volta che ci combatto contro. Ah, ecco, è crepato. Ah, Oh, è crepato. Sei crepato? Tiè, va, piede questo. Piede quest'altro, non si sa mai.
Bene così, ora che si fa? Di qua dire di no. Boh, torniamo su, va. Koji, Koji, sei ancora vivo? What happened? Where's Enra? I killed Xing. His body. Dai, abbiamo ucciso Xing. Mm. Bene, è fatta dunque. Bene così. Yatta, yatta. Benissimo così, benissimo così. And I don't think we have time. I chose you because you could handle a sword. Ah, beh, grazie, grazie. Beh, sì, oddio. Una spada, una katana, la sappiamo brandire, direi, abbastanza agevolmente, eh? Ed egregiamente. Per cui... Fossi forte nel corpo, ma debole nella mente. Beh. Siamo fatti di carne anche noi, eh? Grazie, grazie, grazie. Abbiamo già vinto. Cavolo, cavolo. Oddio, la sussurratrice ancora. Oddio, ecco il volto di Koji, oddio. Dio mio, sorella che mi dispiace. Vabbè, io diremo, dai. Sorella carissima, rammenterò per sempre il giorno in cui ti vidi per la prima volta. Beh, poi bello, bellissime queste animazioni, eh. Ecco la storia di Koji che finalmente, alla fine, sul finire, ne veniamo a conoscenza. Ah, vi piacevate? Oddio, un po' incisto, eh? Ai. Beh, oddio, un incesto, insomma, non è che tanto positiva come cosa, però comunque l'amore si sa, insomma, non ha confini. Calli, c'è pure un demone. Bene, bene. Povero Koji. Guardate che bello il sole rosso, che ricorda molto la bandiera del Giappone. Ah, ecco la creazione delle sussurratrici. Però ok, bene, abbiamo finalmente scoperto la storia di Koji, che è rimasto un mistero fino a questo momento.
Erra, ancora sei vivo, mortacci tua. Bene, vincere è importante, per cui... Ecco la nostra katana. Vieni qua, così. Così. Dove cazzo bisogna andare? Dobbiamo tornare giù? Cavolo, si è risvegliata la sorella di Koji, mi sa. Porca miseria. Sì, col corpo di Koji, eccolo qui. Ed eccoci qua anche noi. Sta piovendo, cavolo. Koji è scomparso. Flying Wild Dog. Insieme anche a Devolver abbiamo presentato questo Shadow Warrior per PlayStation 4. Siamo arrivati ai titoli di coda di questo Shadow Warrior. Insomma, abbiamo vissuto di cotte, di crude. A mio avviso, insomma, questo a livello di gaming, Shadow Warrior mi è piaciuto veramente tanto. E spero di giocare anche il continuo Shadow Warrior 2, che uscirà, o comunque è già uscito anche per PlayStation 4, il prima possibile. Comunque, insomma, dal punto di vista del gameplay, è un gameplay comunque molto abbastanza accattivante. E molto eterogeneo, molto abbastanza vasto, insomma. Comunque ci sono tantissime armi, tantissime combo, insomma, veramente è un gameplay molto ben fatto, a mio avviso, anche se comunque ci sono dei comandi da poter utilizzare, non solo anche i comandi le levette R, ma anche il touchpad. Purtroppo col touchpad, non so, forse per qualche bug del gioco, non so, comunque non ho fatto tantissimo uso, anche perché non so se forse avevo io dei problemi a utilizzare il touchpad. Comunque, per quanto riguarda le combe, è meglio utilizzare le levette. Comunque, insomma, se devo fare una piccola critica al gioco, magari forse potrò con qualche patch risolvere questo problema del touchpad o dei comandi. Ma comunque, a parte questo, Shadow Warrior è un gioco veramente fatto molto bene anche dal punto di vista grafico. Ecco, insomma, una grafica molto buona. E insomma, mi è veramente divertito giocarci. Il sound è stato un ottimo sound, insomma, crea molto l'atmosfera orientale, se vogliamo, no? Perché comunque questo Shadow Warrior ha delle caratteristiche comunque orientali, con i templi, con i tori. Insomma, abbiamo visto molti rimandi al Giappone, no? Anche il famoso quadro La grande onda di Kanagawa di Hiroshi, che è maestro assoluto dell'arte giapponese, l'abbiamo visto spesso e volentieri dentro le varie case e nei vari luoghi di questo Shadow Warrior. E insomma, io di mio gli do un buon
7.5 su 10. Credo che, insomma, ne valga tutti quanti. Forse quasi anche un 8. Però insomma comunque tra il 7 e l'8, ecco, insomma, non di più. Non è ovviamente da 10. Non è un gioco da tripla A, però comunque è un bel gioco, insomma. Lo consiglio anche di giocarlo a tutti quanti, se ovviamente siete amanti di questo genere di giochi, di gaming, di shooter gaming in prima persona. Veramente, insomma, è stata una bella esperienza, veramente una bella esperienza. E quindi, insomma, comunque ve lo consiglio veramente apertamente di videogiocarlo. Magari, chissà, vi divertite anche voi come mi sono divertito anche io, anche se obiettivamente a volte ho fatto delle belle sudate per passare i vari livelli, e quindi ore e ore e ore comunque di gioco per comunque cercare di arrivare qui alla fine. E il fatto di essere comunque arrivato alla fine di questo Shadow Warrior, insomma, ne sono veramente particolarmente felice. E, insomma, non pensavo di arrivarci. Sinceramente non pensavo di completarlo alla fine. Dopo svariati tentativi ce l'ho fatta, e di questo sono veramente molto felice. Spero, insomma, anche quello di farvi, insomma, di farvi, di esservi divertiti qui con i miei episodi qui di Shadow Warrior. E va bene, insomma, questi titoli di coda molto molto belli, insomma. E va bene, eccoli qua, insomma, veramente molto... Un bel ending, un bel finale è stato, un bello combattuto, un bel final boss, insomma, bello, bello cazzuto, insomma. Quindi spero il prima possibile di giocare anche il continuo, Shadow Warrior 2, dove ci sarà, già so... Ci sarà un buon multiplayer, una buona modalità cooperativa. Vedrò un po' poi se giocarlo oppure no. Ma comunque, insomma, il continuare questa saga mi piacerebbe veramente, veramente tanto. Bene così. Allora, eccoci qua, appunto, il bello completato. Bene così, allora, se questo episodio finale vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, commentate e condividete dal vostro Giappogamer. È tutto, sayonara ne, e ai prossimi episodi nel mio canale.